Quando nasce un'idea, mica la tieni ferma nella mente, sai. Ti senti come se dovessi partorire, ed infatti la nascita di un'opera è come un parto. Cerchi di mettere tutto nero su bianco, allo scopo di arricchire il tuo archivio. Non ti dai pace, passeggi in su e in giù per la casa, credendo di lasciare le tue orme sul pavimento. Il panorama è un sobborgo di periferia. L'uomo ha gettato tonnellate di cemento sui campi e tu cosa fai? Cerchi di riesumare le idee, illuso. Però le idee ce l'hai, e come se ce l'hai. Riesci a trovare poesia in tutto, anche in un cavatappi. Quel cavatappi, il suo manico a forma di occhio di gatto, da piccolo un cavatappi del genere, ti ricordava la tua zia Yolanda. Hai nascosto un tesoro e ti dispiace lasciarlo nel cassetto. Non trovi pace. Ogni particolare è un appunto per le tue creazioni. Non vuoi perderti neanche un angolo della tua vita. E scrivi ancora, di nuovo. Hai deciso. Domani presenterai i tuoi lavori a Benci, l'impresario del grande complesso teatrale. Adesso vai pure a letto. Ecco, questo è il grande complesso teatrale. Tu entrerai ed andrai a trovare Benci. Questa è un'occasione d'oro per la tua vita. Hai paura, eh? Benci è buono, non ti preoccupare. Ecco, sei arrivato. Mettiti comodo. Consegna i tuoi lavori a Benci. Benci è buono. No, peccato, è andata male. Benci non ti considera, ha da fare. Non si è accorto neanche che hai messo le tue opere sulla scrivania. Torna a casa. Torna a casa, hai rimbalzato. Anche per oggi si è fatto sera.
tu hai bevuto come sempre, ma oggi ancora di più, perché oggi hai rimbalzato. In ogni modo, sei un artista, io lo so.